E adesso apriamo la nostra consueta finestra sull'esterno e cambiamo argomento per un attimo, lasciamo da parte il coronavirus, o meglio, è un argomento, quello del Covid, che entrerà derelato rispetto a ciò che andremo ad affrontare adesso con Stefano Recanati in collegamento dal municipio di Loreto a Prutino, dove c'è il sindaco di Loreto Starinieri. Parliamo di Rigopiano, parliamo delle udienze che sono al momento sospese. C'è stata una lettera dell'avvocato Reboa per quanto concerne appunto la ripresa delle attività nelle aule di giustizia, con la richiesta di un palazzetto dello sport per consentire in sicurezza di proseguire nell'udienza preliminare sulla sciagura dell'hotel Rigopiano di Farindola. Ma c'è anche chi ha fatto entrare questo argomento all'interno del Senato, come il senatore dei 5 Stelle Primo Di Nicola, anche in merito ai rimborsi, ai risarcimenti che non sono arrivati ai familiari delle vittime. Di tutto questo parliamo con Stefano Recanati, a cui do la buonasera, e buonasera chiaramente anche al sindaco di Loreto, Gabriele Stariniere. A te, Stefano. Sì, buonasera Alfredo, buonasera a tutti i telespettatori del TG6. Come hai detto bene, siamo all'interno della sala consiliare del comune di Loreto a Prutino e ringraziamo il sindaco Gabriele Stranieri per aver accettato il nostro invito ad essere qui con noi questa sera. Sì, si parla di Rigopiano perché nei giorni scorsi l'avvocato Rebo ha fatto pervenire questa lettera al presidente del tribunale e anche a tutti quelli che in questi giorni hanno lavorato, in questi anni hanno lavorato per la pratica Rigopiano, chiedendo un'aula, ma meglio un palazzetto in questo caso attrezzato perché si potesse ripartire anche speditamente per quanto riguarda il processo Rigopiano. E proprio su questo, in questa giornata è arrivata la comunicazione ancora dell'avvocato Reboa perché è stato rinviato ancora una volta, quindi non più maggio che poteva essere una data iniziale, si va verso la data del 20 di luglio, però l'aula rimarrà sempre la numero uno del Tribunale di Pescara e quindi per adesso si rimarrà all'interno del Palazzo di Giustizia. Come hai detto tu, Primo Di Nicola, un senatore dei 5 Stelle che ha portato in aula la discussione per quanto riguarda il processo Rigopiano, riguardante soprattutto quello che poteva essere un indennizzo, un primo indennizzo di 10 milioni di euro che erano stati annunciati già nel corso del ricordo di 2 anni fa, del secondo anniversario di Rigopiano, dai ministri, dall'allora ministro Salvini, dall'allora ministro Di Maio. Purtroppo a un anno di distanza si parla ancora di questi 10 milioni di euro che non sono arrivati. Abbiamo qui il sindaco Gabriele Stariniere, che ringrazio perché fa parte della commissione che è chiamata a gestire, la commissione dei sindaci chiamata a gestire questa somma di 10 milioni di euro. A che punto è la pratica, sindaco? Allora, la pratica è conclusa, c'è stato un impasse in cui alcuni sindaci interessati che non fanno parte della commissione non avevano approvato il verbale contestando la legge, quindi si è perso del tempo. Adesso l'iter si è concluso, solo ecco, uno degli effetti collaterali del Covid è quello di ritardare tutto l'iter burocratico. Quindi io anche stamattina ho contattato la segreteria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e mi hanno assicurato che quanto prima diciamo, l'iter verrà ripreso, quindi verrà mandato ai comuni interessati l'avviso a cui noi gireremo, ai familiari che poi usufruiranno di questa elargizione. La Commissione in pratica ha terminato tutti i lavori, quindi di fatto le 3 fasi in cui abbiamo poi operato che porteranno, diciamo, ad elargire tutti i 10 milioni si potrebbe concludere sicuramente entro il 2020. Quindi ci sarà da subito un acconto come si era stabilito in commissione, ma è solamente un effetto collaterale del virus e diciamo questo ritardo. Ecco, ci sarà questa interrogazione parlamentare di cui aveva parlato Primo Di Nicola direttamente al Presidente del Consiglio dei Ministri? O questa adesso non servirà più e questa pratica potrà concludersi nel migliore dei modi? Beh sì, io ho ascoltato l'intervento di Di Nicola, c'è sia la parte diciamo, legale, diciamo, giudiziaria in cui chiedono uno spazio adeguato per poter affrontare il processo, di questo la Commissione non si è interessata.
Il lavoro della Commissione come applicazione della legge è stato concluso, quindi credo che sia un iter che ormai è da concludere solo a livello di uffici. Era pronto, poi la contestazione di alcuni sindaci non facendo parte della Commissione è un po' complicato, quindi ci siamo riuniti ancora di nuovo i sindaci presso il Comune di Montesilvano, tra comunicazione e approvazione di verbali, comunque poi presso la segreteria tutta la documentazione è stata conclusa, quindi si tratta solo di un iter per arrivare alla firma del Presidente del Consiglio. Ecco, ricordiamo che questa non è un risarcimento dati, ma è un sostegno. È un'elargizione per lo stato di bisogno di queste famiglie. Che adesso potrebbero servire il doppio, visto anche il periodo di difficoltà. A detta di alcuni familiari sì, perché qualcuno ulteriormente ha perso lavoro e quindi magari anche molti devono affrontare le spese legali. Fondamentalmente, quindi probabilmente qualche avvocato sta cercando le parcelle, però non è nel mio giudizio, poi ecco, è giusto che si dia una mano ai parenti delle vittime del disastro di Copiano. E ripeto, la commissione ha concluso tutti i lavori, quindi c'è l'iter per arrivare all'avviso, però tutti i criteri sono stati stabiliti applicando la legge. I tempi quali potrebbero essere? Non mi hanno assicurato i tempi, può essere una settimana, può essere un mese per andare all'acconto. Prima dell'acconto bisogna che arrivano i comuni l'avviso, poi noi sindaci contatteremo i parenti che hanno diritto e quindi. Però poi da lì i tre step possono essere conseguenziali, quindi una volta che si parte si possono avere tempi veloci. Credo che entro il 2020 sarà un iter concluso. Alfredo, non so se hai considerazioni per il sindaco. Sì, i familiari tramite i loro legali e non solo hanno battuto molto anche sulla questione dei tempi della giustizia, non è chiaramente un discorso che la riguarda in prima persona per ovvie ragioni, però le chiedo da uomo politico e anche da primo cittadino di una città che comunque è stata colpita da dei lutti per questa sciagura, se insomma anche lei ritiene che questo processo stia andando avanti in maniera un po' farraginosa. Ecco, io sono al settimo anno da sindaco e ho dovuto darmi da fare per diverse emergenze, alcune prettamente locali come frane, alluvioni o anche Ricopiano, terremoto e adesso l'epidemia. Io credo che, ecco, io mi auguro che in Italia ci sia un po' uno snellimento, perché ogni qualvolta succede qualcosa c'è una paralisi della burocrazia. Lì, nel caso di Ricopiano, sicuramente si vanno cercando anche delle colpe e quindi credo che ognuno sia degli accusati, chi si deve difendere per dire la sua, quindi è talmente così complesso, è talmente così difficile poi per arrivare a cosa. Però sicuramente qualcuno può sapere la verità e speriamo che venga fuori la verità adesso, tempi più o meno lunghi, però mi auguro che il senso di giustizia poi prevalga e anche il buon senso mi auguro, ecco, che si continui in un ambito di azione civile nell'affrontare, perché un po' tutti vogliamo sapere la verità, se qualcosa è evitabile o meno. Purtroppo ci sono state delle rapidissimamente vittime, sindaco. Una battuta anche su questo inizio di fase 2 del Covid-19, come la state vivendo lì a Loreto? Insomma, l'area Vestina, lo sappiamo, è stata duramente colpita da questa emergenza, tra le altre cose. Allora, certo, durante la fase iniziale anche noi, poi col focolaio della casa di riposo, abbiamo avuto delle preoccupazioni, eravamo vicino al focolaio di Penne dei paesi vicini, quindi abbiamo avuto molto il fiato sospeso. Devo ringraziare i cittadini che hanno rispettato il lockdown, anche adesso hanno dei comportamenti che aderiscono un po' alle raccomandazioni. Preoccupa che i dati che vengono fuori riguardano sempre un po' la provincia di Pescara, quindi io sto sempre ad invitare di usare almeno il buon senso della mascherina e del distanziamento, ormai non tanto sociale ma soprattutto fisico, quindi io credo che dobbiamo essere abili nel non far ripartire l'epidemia, perché di fatto come rischio non è cambiato molto, si tratta solamente un po' di allungare i tempi del contagio e mi auguro che si verifichino lo meno possibile.
Tra l'altro lei è anche un medico, quindi ha un osservatorio privilegiato anche sul lato epidemico di questa emergenza. Anche domani pomeriggio abbiamo una riunione tra noi medici qui di Loreto e Colle Corvino, di cui abbiamo un'unità funzionale. Questo aiuta, però ecco, sono ripartite molte attività produttive. A dire il vero, qui a Loreto molte hanno lavorato anche durante la fase di lockdown con gli opportuni permessi e precauzioni. Quindi ecco, una fase in cui siamo alla 57esima ordinanza regionale e diversi DPCM governativi, quindi a volte districarsi anche tra queste norme diventa, non dico complessa, ma bisogna stare attenti. Io pure, ecco, da questa settimana ho modificato, ho rimosso delle ordinanze. Questa settimana, per esempio, stiamo invitando o stiamo permettendo a chi ha avuto dei lutti in questo periodo e quindi non ha potuto nemmeno dare l'estremo saluto al congiunto di andare al cimitero. Da lunedì 11 il cimitero sarà aperto dalle 8 alle 13, contingentato in 60 persone per volta per una mezz'oretta, come da giovedì riavremo il mercato per i generi alimentari, ma di fatto noi qua a Loreto i prodotti agricoli del posto sono stati sempre venduti perché abbiamo un mercato coperto comunale, quindi i contadini hanno potuto continuare a fare tutti i giorni il mercato. Continuiamo a avere la biblioteca comunale chiusa, l'area parco attrezzata del monumento chiuso, gli impianti sportivi chiusi e stiamo attenti, ecco, a quello delle ordinanze, comunque con occhi particolari a quello che poi sul territorio vediamo. Devo ringraziare i cittadini che di fatto sono stati bravi, sono stati. Era anche comprensibile che molte persone avevano voglia e sicuramente a Loreto possibilità di prendere aria è più facile che in una città chiusa in un appartamento, quindi da questo punto di vista siamo privilegiati. Però siamo provincia di Pescara, siamo al limite di una zona rossa e quindi molta attenzione, sto invitando ancora molta attenzione, sto invitando. Grazie al sindaco di Loreto Gabriele Starinieri, grazie alla troupe di Vestina News, a Stefano Reganati e a Gaetano Tereo per questo collegamento da Loreto a Prutino.